Ma cosa sta accadendo ai mercati asiatici, o meglio, al mercato cinese, agli indici cinesi, alle società della Cina? Stanno crollando in borsa come se non ci fosse un domani, hanno dimezzato le proprie quotazioni, sono anni ormai che precipitano, quindi hanno più che dimezzato le proprie quotazioni e addirittura vi è un'accelerazione verso il basso nelle ultime sedute, un meno 6% ha registrato un intero indice Hang Seng, veramente clamoroso. Vi spiego tutte quante le ragioni in questo video, nella prima parte, e nella seconda facciamo altre considerazioni. Vi dico come mi sto comportando io, come mi sono comportato e come mi comporterò in futuro sugli investimenti che riguardano la Cina e magari anche su altre cose, insomma, però relative all'argomento cosa diamine stai facendo in questo periodo in termini di investimenti. Ragazzi, se vi piacciono questi contenuti, io vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like per sostenere il mio lavoro che porto qui più o meno quotidianamente sul tubo. Questo articolo della CNBC ci illustra come gli indici cinesi siano precipitati. Nello specifico, stiamo osservando l'Hang Seng meno 6% in una singola seduta. Veramente tanta roba per un indice che rappresenta delle aziende molto importanti che per l'appunto lo vanno a configurare, a rappresentare. E al suo interno troviamo ad esempio Tencent, Alibaba, Bank of China, China Construction Bank, quindi insomma nomi molto famosi. Nello specifico, qui li stiamo osservando sulle quotazioni del NYSE, quindi sui listini americani, vediamo Alibaba che insomma non se la sta passando assolutamente bene. Da inizio anno sul NYSE registra un meno 40% e continua ad aggiornare i minimi. Tencent addirittura qui vediamo today meno 11% e da inizio anno registra addirittura un meno 54%. Se diciamo, prendiamo l'indice nel suo complesso e lo proiettiamo a 5 anni, vediamo insomma una configurazione veramente orrenda, tanto è vero che rispetto qui ai massimi registrati 5 anni fa or sono, e poi l'indice più o meno è sceso, ha lateralizzato e poi è veramente crollato. Ed è un crollo che sta continuando ormai da quasi 2 anni. Infatti, iniziò proprio i primi giorni del 2021 e praticamente ormai è dimezzato. Più che dimezzato, registravamo 33.000 punti, ora 15.000 punti. Veramente un crollo clamoroso per un indice. Ma andiamo ad osservare quello che è accaduto, quali sono stati i dati che hanno, diciamo, preoccupato gli investitori, ma poi ci andiamo a focalizzare veramente perché hanno reagito così male, perché andando a vedere questi dati qualcuno potrebbe dire: ma poteva andare peggio, ma sono altre le considerazioni da dover fare. Infatti, se noi ci andiamo a concentrare su questo, diciamo, terzo trimestre del GDP, quindi parliamo del PIL della Cina, notiamo un più 3,9%, ce lo sogniamo qui in Occidente, e addirittura ha battuto il consensus, quindi gli analisti prevedevano un più 3, punto, diciamo un punto 4, quindi un più 0,4. Se andiamo a vedere anche trimestre su trimestre, se andiamo a vedere le esportazioni, anche hanno battuto le aspettative degli analisti, un 5,4%. 7 contro un 4,1 previsto, le importazioni più 0,3 contro un più 1 previsto, la produzione industriale un più 6,3 contro un più 4,5 previsto. Insomma, diciamo che sarebbe potuto andare peggio, ma in realtà è questo il problema. Ce lo illustra qui il Financial Times. Ci va a spiegare come effettivamente non abbia rispettato questo risultato quello che è il target della Cina dichiarato. Cioè loro volevano andare a crescere quest'anno del 5,5%, quindi non sono stati in grado di rispettare le loro previsioni, i loro obiettivi. Noi siamo stati abituati nelle ultime decadi, proprio negli ultimi decenni, a vedere una Cina che riusciva, o magari riusciva anche a battere quelle che erano delle aspettative clamorose alte di crescita, e quindi aveva già fornito i dati più bassi degli ultimi 3 decenni, eppure non è riuscito la Cina, diciamo, a soddisfare questa crescita. E quindi andiamo a scorrere qui in basso. E come mai sta accadendo questo? Quali sono le preoccupazioni? Beh, si comincia a parlare ovviamente
anzi, in realtà voglio dire, se ne sta già parlando tanto tempo, è solo che molti si chiedono: ma quando è che si vedrà veramente l'effetto? Se ne parlerà, ci sarà l'impatto devastante. Di che cosa sto parlando? Della crisi immobiliare. Vedete, la property, quindi la crisi delle proprietà immobiliari. E poi qui ci dice anche, diciamo, va a sottolineare quella parola che penso un po' tutti abbiamo detestato, i lockdowns. Quindi loro vogliono ancora applicare una politica estremamente restrittiva proprio nei confronti della pandemia. Quindi qui ormai siamo liberi tutti da tanto tempo e loro vogliono invece essere molto molto aggressivi. Ciò va a comportare chiusure di fabbriche, interruzioni nelle catene produttive, di approvvigionamento, insomma, tutto quanto quello che abbiamo, a cui abbiamo purtroppo già assistito e sembra che non vogliano smettere. Ovviamente non c'è scritto in questo articolo, ma molti dicono anche che è qualcosa che va al di là probabilmente ormai rispetto, diciamo, a quella che non può essere una situazione meramente sanitaria, no? Come se ci fosse qualcosa di più importante o meglio di ulteriore, poi lascio a voi sfogarvi nei commenti, no? In relazione a questo. Io comunque vi sto riportando qui delle notizie e c'è qui Wong. Quindi diciamo un ricercatore della Securities in Hong Kong, della Kingston Securities, che praticamente ci va a dire come questo sia un vero panic selling. This is panic selling. Quindi vendite da panico, vera capitolazione, vera disperazione che va addirittura al di là dei fondamentali delle singole aziende e di quella che è l'economia cinese. Ed eccoci di nuovo qui a schermo, ma e poi ci sono da aggiungere altre considerazioni. È normale che gli investitori siano spaventati. Abbiamo sentito tante notizie che vanno a tarpare le ali a aziende magari come Baba o Tencent, quindi un governo che vuole mantenere un forte controllo. A torto o a ragione? In che senso ha ragione? Nel senso che abbiamo visto che in Cina l'antitrust funziona sul serio, non è un po' finta come qui in Occidente, quindi non vogliono far detenere troppo potere e controllo a singole società. Tuttavia questo ne limita la crescita. Noi siamo abituati in Occidente, gli investitori sono abituati ad altro, no? L'abbiamo visto con le FANG, con Amazon, con Facebook, con Google e così via. Inoltre vi è sempre questa percezione che il potere del presidente cinese sia sempre maggiore, più intenso, più forte, da imperatore, quindi un terzo mandato, un altro quinquennio. Insomma, non è un qualcosa a cui noi siamo così abituati, no? Quindi vi è proprio la percezione di regime e pertanto è distante dal nostro mondo, sia nella realtà sia nella percezione. E quindi si vanno a creare queste divergenze enormi. Quindi abbiamo visto ad esempio in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti d'America, nell'ultimo decennio, ora diciamo stanno tornando alla media questi rapporti, quali? Il rapporto che c'è fra economia reale e la borsa, quindi la finanza. Abbiamo assistito negli ultimi anni a una finanza che cresceva molto di più dell'economia, un'economia comunque forte negli Stati Uniti d'America, quindi in borsa le aziende, le quotazioni salivano molto di più rispetto a quello che combinavano nella realtà, che comunque era una cosa positiva. In Cina stiamo assistendo al contrario, abbiamo assistito e stiamo assistendo adesso sempre di più al contrario. Che significa? Vediamo ad esempio un GDP positivo, per quanto sia meno propulsivo rispetto a una volta, un GDP, quindi un PIL che sicuramente è più forte di quello americano in termini di crescita, se andiamo a vedere proprio quelli che sono stati i multipli percentuali negli ultimi anni, negli ultimi decenni, molto più forte ovviamente dell'Europa che praticamente ridotta allo zero, quindi più forte in generale dell'Occidente, ma a livello finanziario ormai sono degli anni, soprattutto gli ultimi due, in cui vi è uno scostamento al contrario, ovvero la finanza, la borsa, le aziende quotate precipitano come se non ci fosse un domani, perché è proprio la percezione che si ha. Quindi se noi mettiamo i soldi negli Stati Uniti d'America è un qualcosa a cui siamo abituati, si ragiona in dollari, è più prossimo a noi, c'è maggiore confidenza, maggiore sicurezza, maggiore certezza, maggiore comprensione e quindi vi è un premio, viene premiato quel mondo a livello finanziario. Invece in Cina vi è tutto quanto il contrario, se noi ci ragioniamo, salgono le paure, salgono le incertezze.
e pertanto tutti ne scappano via e vengono penalizzate queste aziende. Quindi un investitore che applica analisi fondamentale troverà tante aziende cinesi, obiettivamente, se prendiamo il classico manuale dell'analista, diciamo del fondamentalista, di colui che comunque esamina bilanci, cerca di capire multiple valutazioni, crea dei modelli. In Cina sono tutte quante super a sconto le aziende. In America, adesso qualcuna è ancora cara, diciamo stiamo andando verso delle valutazioni un po' più normali, perché comunque quest'anno è stato molto negativo negli States, ma siamo stati abituati invece comunque a delle sopravvalutazioni per i motivi che vi ho detto. E quindi gli investitori sono iper spaventati, non ne vogliono sapere. Può essere la Cina una scommessa per il futuro? Sì, con tutti i rischi del caso. È normale che più compro a sconto un intero asset, perché se mi compro comunque un ETF, diciamo, che va a replicare gli indici cinesi, sto scommettendo sul paese Cina e quindi non su un'unica azienda. Può sicuramente valer la pena. Qualcuno di voi potrebbe essere curioso: tu l'hai fatto? Sì, l'ho fatto, non ultimamente, già in passato, quindi quelle mie posizioni stanno soffrendo, con delle cifre contenute, ok, su ETF, su un fondo, con una visione di lunghissimo termine. Perché? Perché secondo me è giusto comunque partecipare a degli investimenti che abbiano un senso di globalizzazione, di diversificazione, quindi non sempre incentrati su un unico paese, anche se è giusto premiare di più determinati paesi anziché altri. Però per l'appunto, per questo motivo, comunque il mio investimento è contenuto, contribuisce alla diversificazione. Non ho voluto rinunciare a quello che potrebbe succedere, accadere nel lunghissimo termine alla Cina, al suo sviluppo. Però è pieno di punti interrogativi. Non detengo posizioni singole di azioni cinesi, perché comunque poi bisogna anche fare eventualmente un giorno i conti. Ecco, un altro motivo per cui molto sono spaventati è che si parla sempre del delisting. Vi è in questo scontro fra Occidente e praticamente, avete visto quello che sta accadendo con Russia, Cina, quindi diciamo, come possiamo definirlo, quel blocco, ecco, no? Quindi uno scontro fra blocchi. E quindi siamo ancora di più spaventati per quello che ci raccontano, magari ancora più demonizzata una situazione già complicata, difficile. E pertanto è normale che ci sia il panico totale. E a cosa mi sono dedicato? E poi chiudo, ma mi sono dedicato a investire, cioè io sto mediando invece, diciamo, soprattutto su trust immobiliari, su azioni da dividendo, sui classici ETF globalizzati di cui vi ho parlato. E lì continuo il mio piano di accumulo, lì continuo ad essere aggressivo, ovviamente dove riconosco la qualità, perché ho maggiore confidenza, ho maggiore sicurezza. E quindi la Cina non la medierai mai? Ragazzi, sto in piano di accumulo su un ETF emergente, al cui interno vi è un peso della Cina di un 30-40%, insomma, dipende anche dal periodo, da quello che succede. E quindi, praticamente ogni mese qualche dollarino, qualche eurino lo vado continuamente a mettere anche sulla Cina, rappresenterà sempre una piccola parte del mio portafoglio, della mia asset allocation. Quindi ho deciso di investirci in maniera contenuta, non voglio essere aggressivo sicuramente, e vediamo quello che ne nascerà. Secondo me la politica del piano di accumulo comunque è sempre la migliore, soprattutto quando le cose vanno male, quando c'è incertezza, quando c'è anche difficoltà nell'investire direttamente, no? In tutte quelle aziende che possono comporre l'indice. Non abbiamo accesso noi retail a tutti gli indici cinesi, lo facciamo magari tramite il NYSE, e se poi un giorno magari mi delistano un'azione devo pensare a cosa fare. Insomma, la gestione passiva sicuramente tramite un ETF, un fondo specializzato, è assai più semplice. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, se vi sono altre problematiche che magari non ho citato, perché comunque la lista è lunghissima. Qual è la vostra percezione? Qual è secondo voi il futuro della Cina? Se manterrà sempre questo discorso, scostamento, no? Fra resa finanziaria e invece crescita economica, cosa è giusto, cosa è ingiusto, cosa state combinando voi, se state mediando, insomma, dite la vostra, gli argomenti toccati sono stati veramente tantissimi. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, ma prima di dirvi ciao, vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti. A prestissimo e ciao!